Mo inizia una nuova stagione, la Serie A che è molto dura. Cercheremo di dare il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza che è tenerci questa Serie A che abbiamo conquistato con grandi sacrifici e tenercela ben stretta. No, non so niente. Ho letto sul giornale, però non so niente del Torino. Ho conquistato la Serie A con il Lecce. Spero di restare qua perché vorrei finire la mia carriera qua a Lecce, però nel calcio non si può mai sapere. Sì, io mi trovo bene qua, sto da 4 anni, questo è il quinto anno, perciò io sono contento di restare qua, però lo sai, nel calcio ci sono tanti fattori, quindi non si può mai dire. Ma questo sicuramente lo saprà il mister e la società perché loro cercheranno di fare una buona squadra per raggiungere questo obiettivo, non spetta a me dirlo. E noi abbiamo conquistato la Serie A. Mo la società, se vuole rinforzare la squadra, che sicuramente la rinforzerà, sapranno loro dove, che giocatore prendere e in che ruoli prendere. Alla guida del Lecce ora c'è Brandreo Semeraro. Sì, ho letto sul giornale, infatti ci faccio un in bocca al lupo, ancora lo devo vedere di persona e speriamo che facciamo bene tutti insieme. Questo se ho letto proprio io, ho visto dalla televisione, però secondo me per salvaguardare anche il calcio italiano è giusto che diano più spazio ai giovani italiani per cercare di, come la nazionale, di trovare gente sempre nuova e pronta per fare campionati europei e campionati mondiali. Ah, ma sicuramente ci sono tanti ragazzi bravi purtroppo che sono rimasti fuori. Però il calcio, come hai detto tu, ci vuole bravura ma tanta fortuna, devi trovare al momento giusto e al posto giusto. E purtroppo non siamo in tanti e pochi riescono a raggiungere la massima. Con grande entusiasmo sicuramente perché per me è il secondo anno di Serie A e dopo quello di 2 anni fa che purtroppo è arrivato con la retrocessione, questa volta cercherò di dare ancora di più per cercare di tenere la Serie A, che è una cosa molto bella. Quali sono gli errori da non commettere rispetto a 2 stagioni fa? 2 stagioni fa, secondo me, siamo stati anche un po' sfortunati perché tanti gol alla fine abbiamo preso. L'errore è dobbiamo cercare, come abbiamo fatto quest'anno, penso che all'inizio nessuno diceva che la squadra era preparata per andare in Serie A, io sentivo grandi le persone in giro che dicevano che questa squadra avrà difficoltà a salvarsi, però noi con il silenzio e con il sacrificio abbiamo raggiunto questo obiettivo. Noi dentro di noi sapevamo che potevamo vincere il campionato, però l'avevamo detto nello spogliatoio senza parlare fuori con nessuno e ci siamo riusciti. Dove deve essere il gruppo compatto e lavorare come abbiamo fatto l'anno scorso, sapendo che la Serie A è molto difficile, e cercare di raggiungere questo obiettivo. E sicuramente arriveranno, i giovani hanno una possibilità importante, quella della Serie A, e arriveranno con grande entusiasmo. Noi sicuramente, noi più grandi, li metteremo subito a loro agio e cercheremo di dare una mano a loro perché Marilunga è un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza. È un giocatore importantissimo per questa squadra, per il mister. Io spero per lui che arrivi in grandi club, però lui so che ha l'intenzione di tornare qua. Speriamo che riusciranno a portarlo qua, che sarà un altro tassello molto importante per questa squadra. Anche un'aria è rimasta a Lecce. Sì, l'ho visto, si mostra qua, è una cosa molto importante perché Gianni è un ragazzo che dà sempre il massimo in campo e sicuramente darà il massimo anche quest'anno per raggiungere questa salvezza. Spero che Giacomo firmi perché oltre ad essere un grande giocatore è un grande uomo, una persona eccezionale. Per noi è il punto fermo di qualsiasi cosa, quando hai qualche problema parli con lui e spero con tutto il cuore che lui firmi. Che se ne va ci mancherà tantissimo.